architetto, designer, art creator, life stylist. Buonasera architetto. Sì? No, dico buonasera. Non so se si capisce che questa è una periferia urbana. No, quello è uno scarabocchio. Ah, mi scusi, me gliel'ho messo a est, lei arriva da sud, giusto? Glielo giro. No. Così si capisce? No, è sempre uno scarabocchio. Non si capisce che è periferia? No. Ah, no. Mi scusi, sono uno stolto, mi perdoni. Sì, ma può anche non disegnare. Perché se no non si capisce e rendiamo tutto vano, vero? No, sì, però può anche cioè, non l'inutilità a volte, vede, basta sì. Piccole cose. Sì, mi però scusi. Se non disegna. Ecco, così si capisce, ci ho messo un campo rom. vabbè, sì, diciamo che... Adesso col campo rom vicino si capisce. Sì. Io non so se lei si ricorda il famoso... motto del grande architetto Miss Van der Rohe. Ah, sì, certamente. Lo ricorda, no? Sì, less is more. Less is more, no? Il meno e il più, nel senso meno fai e più fai. Era... Mi scusi se la correggo così. No, era... È less is Rome. No. Lo spiego, banale, no, ma è no. Banale se vuole lo spiego. No, le case costano meno se sei vicino ai Rom. No. Questo che no, nel senso è meno si fa e più si fa. Ecco. Lo chiede a Federico? No, non chiede a Federico, è proprio quello, meno si fa e più si fa. Allora ecco perché ho fatto dei merdoni in periferia tutto questo tempo. Perché pensavo, tanto si svalutano perché c'erano vicini i Rom, capisce? No, ma vabbè, sì, comunque, vabbè. E proprio noi dell'Archi pensavamo che c'erano vicini i Rom. Sì? Ci siamo visti in quella città dove c'è quella periferia degradata. Mi aiuti, quella città dove c'è... non lo so. Scampia proprio mi toglie il nome, non è Scampia. Non lo so. No, non è neanche Torsapie. No. Quel posto... Quarto Giaro? Quel posto dove non arrivano i tram. Non so, appunto, Quarto Giaro... Bravo! Maldive, ecco, bravo, bravissimo. No, le Maldive non è la periferia. Sì, però non ci arrivano i tram. Ah, no. Nuove soluzioni abitative per coniugare Italian style, innovazione tecnologica e inediti modelli sociali nella città del futuro. Architetto, cosa... No, mi perdone, che alle volte io penso in italiano, ma poi le cose mi escono in swahili. Capito? Sì, va bene, ma ho capito, ma cosa stava pensando in italiano? Questa volta stavo pensando proprio, oh sì, alloia, proprio così come l'ho detto. Ah, ho capito, però non ha senso. No, infatti, è una cosa che dicevo fra me, stavo facendo brainstorming, capisce? Sì, capisce. Questa parola fenicia? Sì, no, non è una parola fenicia, è inglese, brainstorming, sì. Da parte di mamma. No. Il nonno era fenicio. No. Comunque brainstorming vuol dire tempesta nel cervello, capisci? No, guardi, vuol dire lasciare emergere liberamente le idee in un gruppo creativo. Allora la mia è emicrania. Sì, vabbè, però se potessimo parlare di cose... Comunque, proprio no, noi... No, se ci desse qualche... Proprio noi dell'Archi Emicrania, una volta ci siamo chiesti, ma la periferia, dai, diciamocelo onestamente, a cosa serve? Ecco, e cosa avete concluso? Cioè, serve? Se è fatta bene, sì. Ah, quindi c'è un modo per costruire delle belle periferie? Certamente. Sì. E qual è? Se ce lo... se può dirci. Ah, lo vuol sapere? No, sì, certo, siamo qua per questo. Guarda che è un ragionamento complesso, eh. Vabbè. È solo per addetti ai lavori, sì. Per gente che sa disegnare. Ho capito, però guardi. Io ne conosco gente che sa disegnare, eh. Sì. Siamo in pessimi rapporti, ma ne conosco. Vabbè, provi lo stesso a spiegarcelo. Magari ci non aiuti. So se ha presente la Parigi dell'Ottocento. Ah, straordinaria, sì. No? Sì. I viali alberati, i negozietti, bei monumenti, fontane, i parchi straordinari, capisci? Sì. Ecco, sì, l'idea... Sì. È quella proprio di fare una periferia così, capisce? Lei immagini una periferia stile Parigi dell'Ottocento, capisce? Ho capito, però costerebbero tantissimo le case. Uno sbordello, no? Certo. Sì. No, appunto, perché... Beh, non so se lei, le tribù del Tibet, del basso Tibet, proprio dicono... Non può parlare italiano. E cosa sarebbe? 13.000 euro al metro quadro. Ecco, sì, no, però scusi, però i poveri non se le potrebbero permettere. Dove andrebbero a vivere? Chi?
No, dico, i poveri non potrebbero permetterseli. Ah, quella gente che ha dei problemi a prenotare? Sì, alle sì, sì. No, dove, cosa dice? Dove andrebbero a vivere i poveri? A 15 chilometri dalle case tipo Parigi che facciamo. Sì, però allora quelle però sono periferie. Sì, basta chiamarle in un altro modo. Cioè? Se lei le chiama sbandangranza fa. No, ma non è che... Prima che si accorgano che nelle sbandangranfaza c'è il degrado, lei è già le Maldive. Complessità ed evoluzione tecnologica, nuovi materiali per inedite stereometrie urbane e morfologie contemporanee all'insegna del fashion italiano. Vedi, c'è un qualcosa che noi abbiamo scoperto di straordinario. Sì. Cioè, il problema delle periferie è che la gente, quando esce, quando esce di casa, ha paura. Sì, beh, certo, è la paura del diverso, capisci? Certo, certo. Adesso io non so se si capisce. Ma non disegni tutto. Adesso non... io disegnerò due cose diverse, completamente. Sì. Non so se si capisce che questi sono diversi. No, anzi sono... Ah no, mi scusi, che stupido. Ecco, adesso sì, sono diversi. Sì, vabbè, però... Ecco, non so se le conosci la tribù delle cascate dell'Okavango. No, non so neanche dove sono. Dove sono le... Che cosa? Le cascate del Okavango. Ma non lo so, perché io l'ho visto sul canale 418 di Sky. Vabbè, lì. Allora cosa? Proprio noi dell'Archi 418 di Sky eravamo a casa di Federico, che guardavamo Giorgione, Orto e Cucina, su 412, poi durante la pubblicità abbiamo girato su 418 e abbiamo visto queste cascate. Avete visto le cascate? Quindi c'era questa tribù delle cascate che loro proprio dicono... Cosa? Veda, ma non può parlare italiano. Boa, la caidoto. Alla cama. Va bene. Hello. Sì. Bravo. Tutto. Tro. Ah, finito. E cosa... No, bello, Grazie, ma... Ma cosa vuol dire questa... Vuol dire qualcosa di bellissimo, vuol dire non dobbiamo aver paura del diverso. Ah, bello, bellissimo. Perché il diverso ci genera paura, capisci? Sì, era molto... Mi scusi, ci ho messo un po', ma perché lunga, però, per entrarci dentro. Vede, il problema delle periferie è che quando la gente esce di casa ha paura. Noi dell'Archi esce di casa paura, così abbiamo pensato. Voi dell'Archi esce di casa paura? Vabbè. Sì. Abbiamo pensato di costruire case che ti fanno paura quando ci abiti dentro, capisci? Cosa? Cioè, in che senso, scusi? In che senso, architetto? No, perché... Così, cioè, quando esci e vedi un rumeno, ti senti sollevato e le abbracci. No, non è male come concetto, ma... Non so... Sì. Non so se lei ha visto Paranormal Activity. Sì, certo, fin dell'orrore. Noi abbiamo pensato case che ti tolgono il lenzuolo mentre dormi, capisci? Ma... Divani che ti possiedono, vasche da bagno che ti chiudono mentre stai lavando, bidet coi denti. No, ma si può fare. Purtroppo non c'è ancora la tecnologia per poterlo fare, non riusciamo a spaventarli con queste tecnologie. E quindi come fate a spaventarli? Con le spese di condominio. Andrea Zalone! Grazie. Silvano Belfiore.